webcam non ha registrato perché non c'è una serie che possa andare tutta bene dall'inizio alla fine. C'è sempre qualcosa che deve andare male. Wahekuj, ben ritrovati alla vostra Andranik 91 su Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX. E continuiamo la nostra avventura nel magico mondo dei Pokémon Ranger. In teoria noi siamo dei Ranger, una squadra di soccorso è una squadra di Ranger. Dobbiamo anche salvare il piccolo al Monte Tuono. La prendo e l'accetto perché è una missione di rango E. E una missione di rango E, ragazzi, è molto importante, tira molti punti. Ok, sono pronto per andare, però il Canyon Maestoso, che luogo è? Avrei Onyo in squadra. Ma dovrei allenare un altro Pokémon in vista di quelli che poi troveremo. Voglio dire, abbiamo già affrontato uno Zapdos, dovremmo affrontare sicuramente anche un Moltres e un Articuno. Quindi mi porto Geodude e lo alleniamo un pochetto. Afangata, Magnitudo, Riccio Scudo e Luciratura. Non va affatto bene. Mi porto Bearhugger che ha Graffio, Supplica e Sfuriata e Leccata. Certo, se i Pokémon potessero evolvere sarebbe tutta un'altra storia. Però per il momento non possiamo, quindi. Eccoci, questo è il Canyon Maestoso. E la parte più alta si chiama Vetta Ancestrale. Stando dalla Kazam, la Vetta Ancestrale si trova a piano 13. Xatu dovrebbe trovarsi lassù. Diamoci da fare, Link! Assolutamente sì, caro mio. Quindi dobbiamo arrivare a piano 13. O meglio, fare 12 piani e poi il tredicesimo è appunto con. Ok, questo qui è un nemico. Vediamo un po' Foglielama che ci arriva. Foglielama ha 4 caselle di danno. Il che è molto buono. Foca l'energia? No, no, no. Ragazzi, comunque sia, non è che vi sto a narrare ogni singolo piano. Anzi, andremo piuttosto veloci come ho già fatto altre volte. Questo insomma è giusto l'inizio per vedere un po' che cosa succede. Abbiamo Pokémon Erba. Oh, va molto a mio svantaggio questo. Voglio dire, con Teddy Ursa non è un problema, ma con Marowak sì. Un Foglielama, ragazzi, lo metterebbe davvero in seria difficoltà. Raffico Trappola. Ok, grazie. E ci prendiamo pure il danno, giustamente. Aiuto! Anche Pokémon volanti? La vedo nera. Questo Heracross si vuole unire alla squadra, ma non ho il campo per lui, quindi. Niente, ci dovrò tornare in un altro momento se voglio prendere Heracross. Ma vabbè, poco male. Intanto ci fa compagnia. Ma sì, prendiamoci pure un altro Tauros che gli fa. Perfetto, ci siamo. Piano 13. Evviva! Eccoci finalmente in cima, Link. Ecco la famosa vetta ancestrale. Guarda, da quella parte! È Xatu. Link, non è Xatu quello? Chiedo scusa, per caso tu sei Xatu? Ehi, mi senti? No, non ci sente. Forse è sordo. Può anche essere. C'è nessuno! Ehi là, mi senti? È inutile, non reagisce. Che stia dormendo in piedi? Che facciamo, Link? Facciamogli solletico, l'ingano della cadrega. Sul serio? E va bene, speriamo funzioni. Ghiri ghiri ghiri. Ghiri 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 ghiri. Vabbè, buonanotte. È faticoso fare solletico. È inutile, Link, non reagisce proprio. Cosa? E se la mette a ridere. Vabbè, che reazione a scoppio ritardato. Forse si era imbambolato a fissare il sole. Fissare il sole fa male. Si diventa ciechi. È appena diventato cieco, credo, eh. Contemplate. Contemplate il calare del sole. Ebbene sì, io sono Xatu. Vi faccio i miei complimenti per aver scoperto la mia vera identità.
Ma che identità era? Che si vede che sei usato. Si vede che voi due siete Pokémon speciali. Beh, non è che sia stato poi così difficile. No, fidatevi. Ok. Tu non sei un Pokémon qualunque. Tu sei un essere umano. Non è forse così? Eh? Ma come fai a saperlo? Passo i miei giorni a contemplare il sole. I miei occhi vedono ogni cosa. Il passato, il futuro. Allora, raccontaci quello che sai, Esatto. Questo è il mio amico Link. Beh, un giorno si è svegliato nel corpo di un Pokémon e non si ricorda nulla di quando era un essere umano. Però, tu sai cosa è successo, vero? Diccelo, Esatto, ti preghiamo! Le calamità naturali che si stanno verificando di recente sono dovute allo sconvolgimento dell'equilibrio di questo mondo. E la tua trasformazione in Pokémon, anch'essa ha un legame inscindibile con queste catastrofi. La tua trasformazione è legata alle catastrofi naturali. Come? Ma che vuol dire? Che c'entra Link con le catastrofi che stanno succedendo ultimamente? Allora? Perché non parli più? Spiegaci per favore. C'è qualcosa di ben più grave. Qualcosa che mi turba. Se l'equilibrio naturale non verrà ripristinato, il nostro mondo andrà incontro a un destino terribile. Dici sul serio? Un destino terribile? Vedo tutti i giorni le stesse immagini. Sempre lo stesso futuro. Sono visioni terrificanti. Esatto. Temo che il nostro mondo andrà distrutto. Il nostro mondo distrutto. Che colpo di scena. E così Link è un essere umano, eh? Questa sì che è una notizia interessante. Che ti frega se sono un essere umano? Cosa te ne viene in tasca? È assurdo. Però l'avventura al canyon... è terminata in Gelatina DX. Deluxe. Purtroppo non è nessun campo base per Heracross. Però abbiamo trovato due Tauros. Però uno è più forte e uno è più debole. Meglio averne sempre uno più forte se lo trovo. Se mi vuole appunto diventare amico. Ci svegliamo come ogni giorno. E cosa combiniamo? Ah, eccolo. Dico, non arriva. Prima però volevo chiederti una cosa. Continuiamo a impegnarci anche oggi. Prima volevo chiederti una cosa. Hai ripensato alle parole di Esatto? Ti preoccupano? Sì. Non ti biasimo affatto, Link. Anch'io sono davvero in pensiero. L'equilibrio del mondo è stato stravolto. E questa faccenda c'entra anche con la tua trasformazione. Per non parlare del fatto che è anche la causa di queste catastrofi naturali. E come se non bastasse, Esatto ha detto che se le cose non cambiano... il mondo andrà distrutto. Vorrei rendermi utile, ma c'è una cosa che ancora mi sfugge. Questo equilibrio del mondo. Che cos'è precisamente? Per caso tu l'hai capito? Veramente no. Capisco. Beh, non preoccuparti, lo immaginavo. Non riesco a capire che cosa sia questo equilibrio. E insomma, non so bene quale sia la cosa giusta da fare. Beh, per ora possiamo solo concentrarci su ciò che riusciamo a fare. Piano piano, una cosa alla volta. Se non sbaglio, Whiskash. Di cosa staranno parlando? Che roba, sono sbalordito! Ho sempre pensato che fosse solo una leggenda. Pensate sul serio che sia vero? Io non ci credo molto. Salve, di che parlate? Ehi, conoscete la leggenda di Ninetales? È la vecchia storia. La leggenda di Ninetales? Veramente no, cos'è? Davvero non ne hai mai sentito parlare? È una vecchia favola. Stando alla leggenda, chiunque tocchi una delle code di Ninetales verrà maledetto. Tutti hanno sempre pensato che fosse solo una storiella, ma di recente hanno cominciato a girare delle voci. Alcuni si chiedono se non sia successo davvero. Beh, come hai detto tu, sono solo delle voci. Se fossi in voi non darei credito a queste chiacchiere. Io non credo mica a tutto quello che dice la gente. Se volete sapere di più sulla leggenda di Ninetales, andate a parlare con un Pokémon di nome Whiskash. Riconosce la storia molto meglio di noi.
Whiskash si trova da quella parte, nel suo laghetto. Penso che lui saprà rispondere alle vostre domande. Ninetales, eh? Chiunque tocchi una delle sue code verrà maledetto. Beh, si spiegano un po' di cose. Siete qui per ascoltare una delle mie vecchie storielle? Come? Volete che vi racconti la leggenda di Ninetales? Se te l'ho chiesto, perché mi fai scegliere sì o no? Molto bene. Allora, che la storia abbia inizio. Tanto tempo fa c'era un Pokémon chiamato Ninetales. Ninetales aveva 9 code, tutte dotate di incredibili poteri soprannaturali. Girava voce che chiunque osasse toccarne una sarebbe stato colpito da una tremenda maledizione che sarebbe durata 1000 anni. Un brutto giorno, qualcuno, non curante di quelle dicerie, scioccamente afferrò una delle code di Ninetales. E quel qualcuno era un essere umano. Un essere umano. Proprio così. Immediatamente la maledizione millenaria si abbatte sull'essere umano. Ma dal nulla apparve un Pokémon chiamato Gardevoir a fargli da scudo. Gardevoir si sacrificò per quell'essere umano, attirando su di sé la maledizione. Ma perché? Perché Gardevoir decise di sacrificarsi per quell'essere umano? Perché i due erano legati da un profondo sentimento di amicizia. Tra Pokémon ed esseri umani possono nascere legami molto stretti. Capisco, ma gli umani possono essere sia buoni che cattivi, no? Esatto. Ninetales prova pietà per Gardevoir e chiese all'essere umano: desideri salvare Gardevoir? Ma in risposta quell'essere umano fuggì e Gardevoir rimase sola, abbandonata al suo destino. Ninetales fu profondamente deluso dal comportamento dell'essere umano e così fece una profezia. Un giorno, quell'essere umano rinascerà Pokémon. Cosa? Un essere umano rinato nel corpo di un Pokémon? E quando quel giorno arriverà, l'equilibrio naturale del mondo verrà stravolto. E così si conclude la leggenda di Ninetales. Allora che ve ne pare, vi è piaciuta? Siete senza parole, eh? Che musi lunghi che avete, non fate così, su! Alcuni sostengono che in questa leggenda ci sia un grano di verità. A quanto pare, più di un grano. Ma è solo una vecchia favoletta, niente di più. Beh, se volete riascoltare il mio racconto, tornate pure a trovarmi. E chi lo vuole riascoltare? Ascolta, Link. Che dici se per oggi andiamo a riposarci? Non mi sento molto in forma. Beh, dopo una notizia di quel tipo. Scusami se ti lascio qui così di punto in bianco, ma oggi non riesco proprio a trovare la motivazione. Quella storia mi ha lasciato proprio con l'amaro in bocca. Andrò a casa e proverò a riposarmi un po'. Ci vediamo domani. Beh. Link, scusami, ad essere sincero, avevo iniziato a dubitare un po' di te. Ma ho cambiato idea, io mi fido di te, Link. La nostra è un'amicizia davvero unica, Link. Sei insostituibile. Beh, io ora vado, Link. Domani ci aspetta un'altra giornata intensa. Dubitava di me. Grazie. Certo, adesso no, ma prima sì. È grave, eh. Ci risiamo. Ah già. Di nuovo quel sogno. Continuo a vedere questa figura. Chi sarà mai? Eh? Sta dicendo qualcosa. Eppure non riesco a capire cosa dice. La voce è più chiara di prima, ma proverò a parlarle. Ehi, mi senti? Ti prego, dimmi una cosa. Tu chi sei? Io sono Gardevoir. Gardevoir? Sono felice, finalmente. Finalmente riesco a incontrarti. Come? Sei felice di incontrarmi? Ma quindi, mi conosci? Cosa sai di me? Io sono la tua... No, aspetta, resta ancora un po'. Ho ancora tante cose da chiederti. Oh no, se n'è andata.
Beh, che ci vuoi fare? Che strano sogno. È il sogno che faccio sempre, ma stavolta era più chiaro. Penso di aver capito chi fosse quel Pokémon. Ma certo, Gardevoir! Era Gardevoir! Ieri Whiskash ha detto... Sì, maledizione millenaria si batté sull'essere umano, ma dal nulla apparve un Pokémon chiamato Gardevoir a fargli da scudo e si sacrificò per l'essere umano. Perché i due erano legati da un profondo sentimento di amicizia. Forse io, che fossi io il compagno di Gardevoir, che sia stato io ad abbandonare Gardevoir quando è stata maledetta, forse questa è la ragione per cui sono diventato un Pokémon. Beh, sembrerebbe di sì. Giorno Link! Oh, ma sei pallidissimo, qualcosa non va? Beh, in ogni caso diamo il massimo anche oggi. Ah, già. Venendo qui ho notato un po' di confusione in piazza Pokémon. Chissà se è successo qualcosa. Andiamo a vedere. Confusione, non c'è nessuno. Infatti. Oggi in città c'è un'atmosfera diversa. Ci avevo visto giusto, deve essere accaduto qualcosa. Andiamo a vedere, Link. Ma... Hai visto confusione, ma forse prima. Guarda, chissà cosa ci fanno tutti laggiù. Salve, di che state parlando? Non ci posso credere, allora era tutto vero. Ma di che stai parlando? Della leggenda di Ninetales. Io non ci credevo mica a quelle storie, infatti ci sono rimasto di stucco. Link, Marowak. Oh, ciao, Caterpie. Anche tu qui? Sì. Silenzio! Non lo so fatto di questa cosa. Quel tipo sta parlando. Vedete di fare meno chiasso. Chi è che sta parlando? Beh. Gengar, ti pareva? E così sono salito sulla vetta ancestrale. E lì ho visto tutto, roba da far accapponare la pelle. Cioè, che hai visto? Un Pokémon che chiedeva consigli a Zatu. E non è tutto! Aveva le sembianze di un Pokémon qualunque, ma in realtà... Udite, udite! Era un essere umano! Cosa? Un essere umano che si è trasformato in un Pokémon. Allora era vero! E c'è dell'altro. Zato ha detto a quell'essere umano che la sua trasformazione è strettamente collegata allo sconvolgimento dell'equilibrio del mondo. Ma è proprio come nella leggenda di Ninetales. E questo è solo l'inizio, il bello deve ancora finire. Come ben sapete, di recente ci sono state molte catastrofi naturali. Secondo Zatu, queste catastrofi sono solo una conseguenza dello sconvolgimento dell'equilibrio naturale. E se questo non viene ripristinato al più presto, il mondo andrà incontro a una catastrofe di proporzioni inimmaginabili. Parola di Zatu, cosa? Una catastrofe inimmaginabile nel nostro mondo! Che cosa possiamo fare? Quel Gengar sta deliberatamente portando scompiglio fra i Pokémon. Calma, amici miei, calma. Non fatevi prendere dal panico. Io so che cosa possiamo fare per evitare che accada il peggio. Che cosa possiamo fare? Una cosa molto, molto semplice. Se la causa di tutto ciò è un essere umano che si è trasformato in un Pokémon, non dovremmo far altro che eliminare quell'essere umano e tutto tornerà come prima. Sembra logico. Ha senso! Beh, se la metti su questo piano, devo darti ragione. E poi si tratta di quella canaglia che ha osato abbandonare Gardevoir. Direi che non potrà proprio lamentarsi se decidiamo di liberarcene. O mi sbaglio, Link? Cosa? Non può essere. Sei tu! Sei tu quell'essere umano! È vero, sputa l'osso. Aspettate, veramente c'è una spiegazione! Chi ti ha interpellato? Stiamo parlando con Link! Ehi, Link, allora? Sei tu l'essere umano della leggenda? Link? Link? Che c'è, Link? Non hai niente da dire? Ebbene, adesso sapete come stanno le cose, amici Pokémon! Sbarazziamoci di Link e riportiamo la pace. Cosa? E
Ehi, ma che vi ha preso, amici? Che volete fare? Ah, corri, Link! Quindi loro non ci inseguono da piazza Pokémon? Belli sta! Ci siamo vista brutta. Chi se l'aspettava che gli altri ci si sarebbero rivoltati contro così? Abbiamo fatto bene a squagliarcela. Dimmi, Link. Perché non hai parlato? Perché non hai detto che avevano sbagliato Pokémon? Avresti dovuto dire che non sei tu l'essere umano della leggenda di Ninetales. Eh? Cosa c'è? Non ce la faccio più. Ti senti stanco? Come mai? Eh? Pensi di non essere all'altezza della nostra squadra? Ma che hai? Perché dici così? Non è da te, Link. Dimmi, cosa c'è che non va? Hai fatto un sogno? E in questo sogno è apparsa Gardevoir? E così hai pensato che quell'essere umano potresti essere proprio tu? Adesso capisco come stanno le cose. Ascolta, Link, il tuo sogno non ti ha fatto ricordare niente di quando eri un essere umano, no? E dato che non ti ricordi, non sai cosa è successo realmente. Io ho fiducia in te, Link, lo sai, vero? Quindi... Oh? Attenzione. Dopo quanto successo in piazza Pokémon, abbiamo deciso di indire una riunione cittadina. Si è parlato delle misure da prendere per salvare il nostro mondo. E siamo giunti a un accordo. Dobbiamo liberarci di te. Ma che dici? Neanch'io volevo accettarlo. Speravo che non si arrivasse a tanto, ma... è davvero una brutta faccenda. Noi ti attaccheremo con tutte le nostre forze. Ma vogliono lottare qui e ora? Ti daremo una notte di tempo. Eh? Fai i bagagli e vattene via. Da domani tutte le squadre di soccorso ti daranno la caccia e ti attaccheranno senza esitazione. Questo trattamento non verrà riservato solo a te. Chiunque parteggi per Link sarà considerato un nemico. Ti attaccheranno senza pietà. E così faremo anche noi. Ci uniremo alla caccia per disfarci di te. Ma tu devi fuggire, ad ogni costo. Devi fuggire, fuggire e sopravvivere. Non fermarti finché non avrai scoperto la verità. Alakazam. La prossima volta che ci incontreremo non avremo pietà. Addio. Link, a modo suo, anche la squadra di Alakazam ha fiducia in te. Te l'ho già detto poco fa, no? Non dubiterò mai più di te. Accada quel che accada, è la mia parola, Link. Anche se le altre squadre ci dovessero attaccare, io non mi tirerò indietro. Ma se non hai fiducia nelle tue capacità, non pensi che sia tutto inutile, Link? Link! Caterpie, ti ho fatto una promessa, ricordi? Prima che costruiste il quartier generale. Ti ho promesso che una volta cresciuto mi sarei unito a voi. Link, non arrenderti, perché tu sei il mio idolo. Ricordati che anch'io ho fiducia in te. Allora, cosa dici, Link? Ce la metterò tutta. Ben detto! Questo è lo spirito giusto. Ora sì che ti riconosciamo, Link. Per il momento dobbiamo andarcene, ma torneremo, costi quel che costi, e riporteremo con noi la verità. Il giorno dopo, all'alba. Buongiorno, Link. So che è un po' presto, ma sapevo che eri già sveglio. Sei pronto per la partenza? A dire il vero, non ancora. Va bene, non c'è fretta, ti aspetto. Dimmi pure quando vuoi metterti in marcia. Beh, Cuge, che bisogna fare? Qua purtroppo... Stai andando in piazza Pokémon? Là ci sono gli altri Pokémon. Ok, quindi basta che non sveglio nessuno, giusto? Ma posso comprare comunque! Ad ogni modo, Cuggi, il video termina qui. Nel prossimo episodio partiremo per il viaggio che ci porterà lontano dai nostri amici. Come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. Vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye!